Davanti al complesso che sarebbe dovuto essere il Feltra Shopping Park sono stati accumulati beni distrutti dall'alluvione e i rifiuti che residenti e attività commerciali hanno riversato nelle strade. Prima hanno formato una grande montagna in piazzale Tambini, ora invece riempiono quello che sarebbe dovuto essere l'area antistante, il nuovo polo commerciale. Il Feltra Shopping Park avrebbe dovuto inaugurare il prossimo settembre, ma essendo ancora in ritardo il progetto, l'ampio spazio aperto è stato utilizzato per l'emergenza alluvione. Un po' di numeri, lì ci sono più di 100.000 metri cubi di rifiuti, più tutto il fango che sta arrivando, che comunque è un fango, soprattutto in queste ultime settimane, contaminato da rifiuti perché viene raccolto grattandolo dalla strada, quindi viene stoccato come rifiuto e corrispondono come ingombranti a circa 50.000 tonnellate, quindi quasi tre volte quello che noi raccoglievamo durante un anno di indifferenziata a Faenza. Al momento l'impianto è in gestione direttamente ad Erambiente, quindi come gestore del servizio di raccolta rifiuti per tutto l'ambito della provincia di Ravenna. Lì ci sarà un impianto di triturazione che separerà anche il più possibile il metallo e gli elettrodomestici che sono presenti nei cumuli, quindi il materiale verrà tritato molto probabilmente e trasferito negli impianti in giro per tutta Italia per lo smaltimento. Qualcosa sarà destinato ad inceneritori vari? Sicuramente c'è anche il ciclo della termovalorizzazione per la parte, diciamo, più pulita, quindi in particolare noi dobbiamo gestire anche tutto quello che emergerà dall'agricoltura come nuovi impianti e innesti da fare per la frutticoltura, e quindi tutto quello che sta arrivando da come frazione legnosa verrà destinata agli impianti di incenerimento, che comunque rappresentano nella gestione dei rifiuti una quota molto piccola negli ultimi anni, quindi non sono impianti in grado di smaltire tutto questo materiale, che dovrà essere per quanto possibile separato e cercato di recuperare. E mentre invece tutte quelle montagne di fango, faccio un esempio, per esempio il Borgotto, che era il sommerso dal fango, quello avrà un trattamento particolare? Allora, quello idem, ha un trattamento che viene steso, lasciato seccare, e a quel punto anche quello viene vagliato per quanto possibile, in modo da separare la terra da quello che è il rifiuto che si trova nel mezzo, e in quel caso anche si cerca di andare a recupero per quanto possibile.